ti sei fatto uno di noi per divinizzarci, e noi uomini ti abbiamo cacciato dalle case, dagli alberghi, dalla stessa società in cui eri nato. Tu hai operato guarigioni e prodigi come segno d'avvento del tuo regno, e noi uomini non ti abbiamo creduto. Ti abbiamo catturato, torturato e crocifisso, e hai subito una morte infamante. E tuttora non ti comprendiamo perché preferiamo gli effimeri piaceri della vita e le elucubrazioni intellettuali nichiliste che distolgono da te. Eppure tu sei risorto, asceso al cielo, ma sei ancora in mezzo a noi nell'Eucaristia ed agisci in ogni momento tramite lo Spirito Santo per togliere la nostra cecità e rischiarare le tenebre interiori. Eppure non ti crediamo. Che logica è mai questa? Quando ti capiremo veramente?